La musica evoca emozioni. Il bambino non è un essere inerte che cresce soddisfacendo bisogni elementari, ma cresce nella relazione. La musica implica una relazione emotiva. Dormi, bambino, dormi mio bel sole. Una ninna nanna della tradizione toscana per le mamme in dolce attesa è quella proposta da un gruppo di musicisti all'interno di uno degli incontri che fanno parte del percorso di accompagnamento alla nascita. Perché la musica è uno strumento fondamentale per unire e relazionare il genitore in modo positivo con il bambino, quindi il nostro augurio è che siano presenti magari anche i papà a questi incontri, perché i bambini riconosceranno sia la voce della mamma che del papà sin dalla gravidanza. Il rapporto con la musica nasce nel terzo trimestre di gravidanza, quando il bambino è in grado di ascoltare il ritmo del cuore che batte della mamma e la melodia della voce della mamma. Se a questo aggiungiamo una musica che lui potrà riascoltare quando alle terribili crisi di pianto, sappiamo scientificamente che l'ascolto della musica è un ottimo strumento per consolare il bambino. Il programma Nati per la Musica è contenuto nella convenzione sottoscritta dalla zona distretto aretina dell'ASLA Toscana Sud-Est e l'Associazione Culturale Pediatri, che va ad affiancare tutta una serie di altre iniziative, non solo qualitativamente avvalorate, ma ripetiamo, assolutamente gratuita e rivolta a chiunque presente sul territorio, sul nostro territorio.